Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di politica, perché il coordinamento regionale di Lega Abruzzo ha presentato questa mattina i nuovi ingressi nel partito da poche ore al governo e anche l'iniziativa di raccolta firme per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica che si svolgerà nelle piazze d'Abruzzo come in tutta Italia sabato 2 e domenica 3 giugno. Il servizio è di Paolo Renzetti. Il governo della Lega e dei 5 Stelle è già al lavoro da poche ore, ma in Abruzzo la Lega lavora da parecchio. Oggi presentate nuovi ingressi nel partito e anche questa iniziativa nazionale della raccolta di firme per l'elezione diretta del Capo dello Stato. Lavoriamo da 4 anni a questo progetto, il nostro leader Matteo Salvini ha compiuto una impresa straordinaria portando la Lega al governo. Ricordiamo che soltanto 5 anni fa la Lega era al 3%, adesso è una realtà di governo importantissima, così come spero diventi una realtà di governo altrettanto importante nella nostra regione. Sabato e domenica, domani e dopodomani, abbiamo 40 gazebo in tutto l'Abruzzo, seconda tranche di tesseramento, già i primi 1000 tesserati sono stati registrati, contiamo ai 2000 tesserati in tutto l'Abruzzo. E ci sarà la raccolta delle firme per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e chiaramente la conferenza stampa di oggi verte su questi due temi, oltre anche a presentare la visita, speriamo confermata per mercoledì, a Silvia Alterma del nuovo Ministro dell'Interno nonché Segretario Federale della Lega Matteo Salvini. Stiamo parlando del rafforzamento della Lega nella nostra regione, possiamo dire che inizia anche la campagna elettorale per le regionali in Abruzzo. Sì, è chiaro che le persone che presentiamo oggi, gli amministratori e comunque persone della società civile che hanno aderito al nostro movimento, sono tutte persone che già da tempo collaborano con il nostro partito in Abruzzo. È chiaro che questa non è una campagna acquisti, ma è un rafforzamento del nostro movimento sul territorio, anche in funzione di quello che io considero la sfida più importante per quanto riguarda il movimento della nostra regione, cioè le prossime regionali. E dopo la nascita del nuovo governo, solo di qualche ora fa, D'Alfonso resterà senatore. Ma come spiega in questa intervista, le dimissioni da presidente di regione non arriveranno subito. Lo ascoltiamo. Presidente, ieri ha visto la luce il nuovo governo, a questo punto lei opterà per il Senato? Beh, l'ho precisato in tutte le lingue, sto studiando anche l'ebraico antico per precisarlo. Quando arriveranno le dimissioni? Da presidente non appena si definisce la mia natura giuridica di senatore. Attendere, diciamo, la convalida, attendere la validazione del processo elettorale, lo dice l'ordinamento, fino al pronunciamento della commissione delle elezioni, della verifica dei poteri, io sono sub iudice e dice il professore Mortati, ma anche il professore Manzella, tutte le elezioni prima della convalida sono a rischio di annullamento, di invalidazione. Quindi non è un capriccio da procedura per mantenere in vita la regione. Dopodiché, se mi chiedete, ti fa piacere che la regione duri di più? Sì. Perché mi fa piacere? Intanto portiamo a termine ulteriori obiettivi. Sto chiudendo una partita importante con RFI. Qualche settimana in più mi aiuta, ma poi fa bene anche alla comunità politica di appartenenza perché si riprecisano i campi di lavoro, di attività. Io non nego nulla. Quello che è certo è che non sto facendo nulla a vantaggio della mia persona. Preciso due questioni. Non è vero, non è stato mai vero, non può essere vero che io percepisca due competenze economiche, ne percepisco una sola ed è quella del Senato. Non sto togliendo tempo né alla Regione né al Senato perché fino ad oggi il Senato mi ha fatto fare prevalentemente il Presidente della Regione. Terzo, non ho dato luogo a nessun conflitto di interessi. Cioè io non ho che sono apparso interessato al Senato per avere l'immunità parlamentare. Come è emerso, i procedimenti che mi giuridicizzano vanno avanti nonostante che io sia senatore, che era circolata anche la voce che io avessi un di più di simpatia per il Senato perché mi fornisce lo scudo giudiziario. No, io preferisco avere ragioni nel merito e non dallo scudo, non mi sono mai tenuto al riparo dai procedimenti di accertamento e ogni volta che vado in accertamento di diritto ho l'impressione di uscirne approvato, più che assolto, approvato. Cronaca adesso, l'autopsia sul corpo di Monica Godos, trovata morta mercoledì in un casolare a San Donato
a Pescara non ha chiarito le cause della morte, lasciando negli investigatori il dubbio che non sia stata una morte accidentale. Intanto il compagno della donna connazionale romeno di 67 anni è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte. Gli investigatori continuano ad interrogarlo per cercare la verità. Alfredo Primante. È indagato per maltrattamenti aggravati dalla morte il 67enne romeno compagno e connazionale di Monica Godos, 53 anni, trovata senza vita in un'abitazione di strada Colle Orlando, zona periferica di Campania, nella parte sud di Pescara del quartiere San Donato. L'autopsia sulla donna, condotta nel pomeriggio di ieri dall'anatomopatologo Cristian Dovidio nell'obitorio dell'ospedale di Pescara, non ha chiarito i dubbi sulle cause della morte, dubbi emersi nel corso della prima ricognizione cadaverica, che aveva evidenziato diverse ecchimosi sul torace e sul volto, compatibili sia con una caduta che con delle percosse. I carabinieri di Pescara, che indagano sulla vicenda, continuano a interrogare il compagno della Godos con l'obiettivo di ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti il ritrovamento del cadavere. Resta da chiarire se la morte di Monica Godos sia dovuta ad un evento traumatico o ad una violenza altrui. Ci sono inoltre da chiarire i tempi della morte, che potrebbe risalire a diverse ore prima rispetto alla chiamata del 118 da parte del compagno, che ha lanciato l'allarme prima di essere trasportato in ospedale per un malore dovuto allo shock. Monica Godos è stata trovata dai soccorritori davanti l'uscio di casa supina, dove l'uomo avrebbe raccontato di averla trascinata per prestarle aiuto. Al termine dell'accertamento autoptico, i carabinieri dell'arma e il sostituto procuratore hanno voluto riascoltare in procura l'indagato, che sarebbe sempre rimasto piuttosto sul vago. Dichiarazioni che saranno comunque valutate con attenzione al fine di capire se possano rivelare elementi utili a chiarire il giallo. La coppia viveva nella dépendance di una villa in disuso e, secondo quanto emerso, aveva problemi con alcol e mancanza di lavoro, che contribuivano ad alimentare un clima di continui litigi in una situazione di generale degrado e indigenza. Le indagini dunque proseguono con i carabinieri della compagnia di Pescara, coordinati dal PM Anna Benigni. I carabinieri del NAS di Pescara, in collaborazione con le autorità sanitarie, hanno sottoposto a controlli 3 allevamenti bovini della provincia di Chieti, accertando alcune violazioni al regolamento di polizia veterinaria nella identificazione e registrazione dei capi di bestiame. I militari hanno proceduto inoltre al prelievo di campioni ematici sui bovini per le successive analisi di laboratorio. A causa dell'accertata promiscuità degli animali al pascolo e per la presenza di un focolaio di brucellosi, il servizio veterinario della ASL ha proceduto alla separazione degli animali, sottoponendo a vincolo sanitario 138 capi. Il NAS ricorda che i controlli agli allevamenti degli animali da reddito sono importanti per garantire la sicurezza del primo anello della catena alimentare, che permette di monitorare l'intero ciclo produttivo dal campo fino ad arrivare alla nostra tavola. All'Aquila un uomo e una donna si sono resi responsabili di atti persecutori nei confronti dei rispettivi ex coniugi. Il questore del capoluogo ha emesso 2 provvedimenti di ammonimento. Daniela Rosone. Il questore dell'Aquila ha ammonito un 59enne originario di Perugia ma residente in città ed una donna di 49 anni residente anche lei all'Aquila, affinché mettano fine alla condotta persecutoria da entrambi adottata nei confronti degli ex coniugi separati dagli stalker di fatto o legalmente. Gli atti vessatori sono iniziati subito dopo la volontà delle vittime di interrompere le rispettive relazioni. La donna in particolare ha stalkerizzato anche la compagna dell'ex marito, sottoponendola a continue telefonate, ma non solo, anche a pedinamenti, sino al punto di recarsi nel suo posto di lavoro e chiedere informazioni ai suoi colleghi. Nel caso dell'uomo invece, oltre ad atteggiamenti morbosi, l'ex coniuge ha subito atti di violenza fisica che le hanno provocato dei traumi al braccio e al polso. Il ritardo nei pagamenti delle opere pubbliche ha messo sul lastrico imprese e tecnici teramani. Sul grave problema intervengono l'ANCE, gli ordini degli ingegneri, architetti e geometri di Teramo, che chiedono ai 7 candidati sindaci e al comune un impegno ufficiale a sbloccare questa situazione di stallo. Il servizio di Tania Bornici Castelli.
I pagamenti ritardati per le opere pubbliche mettono sul lastrico tecnici ed imprese, una modalità che va cambiata. Le fatture andrebbero liquidate entro 60 giorni. È questo l'impegno che l'ANCE e gli ordini degli ingegneri e architetti di Teramo, congiuntamente al Collegio dei Geometri, chiedono ai 7 candidati sindaci al Comune. Abbiamo predisposto dei punti da sottoporre ai candidati sindaci dei comuni che vanno al voto, con una particolare attenzione dei comuni che sono nel cratere, quindi Teramo, Montorio Alvomano e Civitella del Tronto, dove si danno una serie di indicazioni e consigli affinché le città che sono nel cratere, ma anche la città e altre città, si sviluppino in maniera sostenibile e soprattutto possiamo dare noi professionisti e costruttori il nostro contributo fattivo sia di idee che di proposte che poi di azioni. Inoltre le imprese e i tecnici teramani chiedono ai candidati sindaci al Comune di Teramo di impegnarsi sulla semplificazione delle procedure per la ricostruzione, che è davvero una priorità per il territorio. Andrebbero infatti riorganizzati tutti i servizi comunali per procedere il più velocemente possibile, un nodo centrale per uscire fuori dallo stallo attuale. Ricostruzione che non è facilitata dalla situazione politica nazionale, ma che con qualche fatica va avanti, fatto salvo poi la competenza di altri organismi, i comuni, soprattutto Teramo, Civitella e Montorio Alvomano, dovranno porre particolare attenzione alle procedure che sono di loro competenza, quindi gli uffici vanno ampliati e vanno supportati, va creato secondo noi un assessorato specifico alla ricostruzione che possa colloquiare sia verso il basso con i cittadini, con gli organismi professionali e con quelli dei costruttori, sia verso l'alto con regione e uffici della ricostruzione. E a proposito delle elezioni a Teramo che si svolgeranno la domenica prossima, vi ricordo questa sera alle ore 20 parte la nostra trasmissione con i 7 candidati sindaco al comune Aprutino. Vediamo insieme chi sarà ad aprire il ciclo di trasmissioni. E dunque questa sera sarà Giovanni Cavallari ad aprire il nostro ciclo di trasmissioni con la conduzione di Alfredo Primante, con la collaborazione dell'Università di Teramo alle ore 20 ovviamente su TV6. E a proposito di Università di Teramo, sottoscritto tra l'Ateneo e la Regione Abruzzo l'atto di concessione finanziaria di 35 milioni di euro relativo all'intervento del Master Plan per la riqualificazione e valorizzazione dell'ex ospedale psichiatrico di Teramo, Sant'Antonio Abate. Vediamo. Sicuramente uno dei più importanti, importante non solo per l'Università di Teramo, è importante per la città, io mi permetto di dire per l'intera regione. Con questo atto non avviamo solo un recupero funzionale di un complesso importantissimo, avviamo il risanamento, il rilancio del centro storico per le funzioni che verranno svolte nel manicomio, per come verrà urbanisticamente restituito quel complesso immobiliare, per le attività che potranno essere sviluppate nella città di Teramo e quindi a vantaggio dell'intera regione Abruzzo. Cosa farete di questo edificio, di questa struttura? Noi porteremo lì la sede della Facoltà di Scienze della Comunicazione con il corso in disciplina Arte, Musica e Spettacolo. Ma soprattutto faremo questo per mettere a disposizione della città tutte quelle strutture comuni che hanno una funzione prevalentemente didattica ma che possono poi avere anche una seconda vita. Penso all'auditorium, penso all'Aula Magna Teatro di Ateneo, penso alle piazze che verranno restituite, la Corte delle Recluse, la Corte dei Tranquilli, saranno piazze restituite alla città abbattendo quei muri di recinzione che potevano trovare una loro coerenza con la struttura manicomiale di fine 800, di inizio 900, ma che oggi non hanno più motivo di esistere. Si ricuce il tessuto urbano del centro storico di una delle città più importanti della nostra regione e questa operazione di ricucitura è un'operazione anche di restituzione
o consolidamento meglio di un'identità della città, del territorio, perché attraverso la rifunzionalizzazione realizzeremo una struttura in cui sarà possibile leggere la storia dell'Abruzzo, oltre che della città, dal secondo secolo avanti Cristo fino ad oggi. Giovanni Damiani ha incontrato i giornalisti per parlare del procedimento penale avviato nel 2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza in relazione ad una perizia giudiziaria riguardante il centro Oli di Viggiano, proprio in provincia di Potenza. Il procedimento riguardante Damiani, a distanza di 4 anni, ora è stato archiviato. Si chiude la vicenda del 2014, si chiude con un'archiviazione e si chiude definitivamente una brutta pagina a livello personale dopo tutti questi anni, Damiani. Sì, a livello personale, perché come ricorderete, con gran clamore anche mediatico, attraverso indiscrezioni pubblicate dal Fatto Quotidiano si è venuto a sapere che la Procura di Potenza mi aveva indagato perché sospettava che avessi non fatto il mio dovere rispetto a una perizia. Questa cosa ha comportato un tritacarne mediatico veramente esagerato a livello nazionale, anche se ho avuto la solidarietà di tutte le associazioni ambientaliste, di tutto il mondo scientifico con cui collaboro. Oggi posso annunciare che dopo anni gli stessi PM che mi hanno indagato e hanno analizzato ogni angolo della vicenda, intercettazioni eccetera eccetera, hanno chiesto l'archiviazione. Il GIP ha dato questa archiviazione con la formula più piena, quindi le accuse erano assolutamente insussistenti. E io, dato il clamore mediatico che ha avuto la notizia a suo tempo, ho voluto comunicare questa cosa per la mia onorabilità, per quella della mia famiglia e per il fatto che ho sempre lavorato nella legalità, ho fatto il mio dovere e voglio ribadire che questa cosa, anche in questa circostanza, è stata ampiamente confermata. Una notizia adesso: per risanare il mare di Pescara bisogna guarire il fiume, non spostare il problema un po' più in là. È quanto si legge in una nota del forum H2O che, citando i dati pubblicati dall'ARTA relativi al monitoraggio dei campioni di acque raccolti nei tratti antistanti via Galilei e via Balilla, parla di situazioni critica relativa alla balneazione. Considerando i risultati dei monitoraggi da metà aprile al 28 maggio, si scopre, recita la nota, che il 50% dei campioni è risultato non rispettare i parametri di legge. Secondo il forum H2O, l'apertura della diga foranea, avvenuta con un escamotage con cui è stata evitata la normale procedura di via nazionale attraverso una più semplice verifica di assoggettabilità a via regionale, in realtà serve solo, usando strumentalmente la questione della balneazione, a imporre la conformazione del nuovo porto, mettendo davanti al fatto compiuto e anticipando la via nazionale, comunque necessaria per il rifacimento dei moli guardiani come prescritto dalla legge. Ovviamente, prosegue il forum H2O, la nuova posizione della foce ottenuta con il taglio della diga non potrà più essere modificata e cambiata. E in vista dell'estate, una delle strade più trafficate dell'area frentana, quella che collega Lanciano a Fossa Cesia, è oggetto di rifacimento dell'asfalto. La strada infatti era tra le più pericolose della zona. Vediamo. Prima goccia d'acqua nel mare di buche, crepe e voragini, in ogni caso da salutare con un parziale sorriso. La strada provinciale Lanciano-Fossa Cesia, una delle arterie più importanti e trafficate soprattutto durante il periodo estivo, ha visto il primo intervento di messa in sicurezza nella parte più pericolosa, nei pressi del bivio per Villa Romagnoli. Operai e mezzi al lavoro hanno asfaltato qualche centinaio di metri, mentre altri interventi seguiranno nelle prossime settimane. Ovviamente non sarà possibile intervenire su tutta la strada, ma solo sulle parti che mettono a rischio l'incolumità pubblica, tra buche profonde disseminate ovunque, manto stradale totalmente sconnesso, mancanza di segnaletica e di illuminazione in alcuni incroci, prepotente presenza di vegetazione incolta che in molti tratti va ad occupare la carreggiata. Ci voleva, era ora che rifacevano l'asfalto, anche perché era impraticabile questa strada. Beh, quindi oggi un sorriso almeno, per Torrente. Almeno.
La scorsa settimana una lettera di sollecito per intervenire sulla provinciale era stata inviata al presidente Mario Pupillo dai quattro sindaci di Fossacesia, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni e Santa Maria in Baro, che hanno condiviso e sostenuto quanto denunciato dai cittadini, rappresentando la voce dei molti che quotidianamente attraversano la provinciale e che, oltre a sentirsi in pericolo, maturano atteggiamenti ostili nei confronti delle istituzioni, dalle quali ormai si sentono solo vessati e non più rappresentati. Apriamo adesso la pagina di sport, primi movimenti in casa Pescara in tema di calciomercato. Con il Genoa si sta intavolando uno scambio di terzini. Francesco Zampano potrebbe finire in Liguria, mentre Riccardo Fiamozzi potrebbe tornare ad essere un giocatore del Pescara, ma a titolo definitivo. Difficile per il Delfino arrivare al giovane centravanti Favilli, che la Juventus, dopo averne acquistato il cartellino, quasi certamente girerà in prestito ad un club di Serie A. Andrea Costantini. Una operazione sull'asse Genoa-Pescara potrebbe prendere forma nelle prossime giornate. Sul piatto in particolare due difensori esterni, Francesco Zampano e Riccardo Fiamozzi. Come anticipato giorni fa, Zampano non sarà riscattato dall'Udinese, ha inciso l'esonero di Massimo Oddo, che aveva voluto l'esterno genovese in Friuli. Su Zampano, che è legato al Delfino fino a giugno 2020, ha messo invece gli occhi il club di Enrico Preziosi, che d'altro canto è disposto a mettere sul piatto il cartellino di Riccardo Fiamozzi, che è di proprietà del Genoa ed il cui contratto scade a giugno 2019. Il difensore ha disputato la seconda parte di questa stagione in biancazzurro, nella prima era stato a Bari. Con questo scambio potrebbe tornare a titolo definitivo nel Pescara, come lo è stato nell'estate del 2015, quando fu prelevato a parametro zero dopo essere arrivato a scadenza di contratto col Varese. Nell'operazione finisce anche Riccardo Improta, attaccante in prestito al Bari, ma di proprietà del Genoa ed il cui contratto scade a fine mese. Lo stesso Fiamozzi, pur nel clima di incertezza circa il suo futuro, aveva espresso gradimento per la permanenza in riva all'Adriatico e dichiarato comunque la sua insofferenza alle dinamiche del mercato. No, non so ancora nulla del mio futuro. Ora tornerò lì a Genoa e poi discuteremo del mio futuro, anche perché mi rimane solo un anno di contratto lì. Però voglio ridire pubblicamente, insomma, che qui si sta benissimo, sto benissimo e non si sa mai nella vita, però non ti so dire cosa farò. Io mi auguro per me di saperlo prima possibile il mio futuro, perché comunque il mercato volendo o non volendo è pesante, almeno secondo me a livello personale è pesante non sapere mai dove puoi andare, quindi mi auguro di saperlo il prima possibile. Il Pescara poi segue, e non da oggi, la pista del centravanti Andrea Favilli, uno dei prospetti del calcio italiano, che aveva iniziato alla grande questa stagione in Serie B prima di un infortunio al crociato che gli ha fatto chiudere anzitempo il campionato. Il club biancazzurro continua a monitorare la situazione, ma la pista è estremamente complessa. La Juventus sta per formalizzare l'acquisto del cartellino dall'Ascoli, poi sembra intenzionata a girare l'attaccante ad una squadra di Serie A. In pole c'è il Chievo Verona, ma resta anche forte la candidatura del Bologna. Il Chievo, che studia mosse per il dopo Roberto Inglese, potrebbe poi sferrare l'assalto verso uno degli uomini mercato del Delfino, Stefano Pettinari, già sondato nello scorso mercato di gennaio. Il Pescara potrebbe incassare e incamerare una plusvalenza. Se il goleador stagionale non dovesse partire, si dovrà lavorare ad un rinnovo del contratto, che scade tra 12 mesi. Operazioni che potrebbero subire un'accelerazione quando il presidente Daniele Sebastiani dovesse sciogliere tutte le riserve circa la sua permanenza al timone della società biancazzurra, fatto che sembra pressoché scontato. Rimaniamo in casa Pescara perché, in attesa dell'ufficialità della permanenza nel Pescara del duo Repetto Pillon, proprio il responsabile dell'area tecnica biancazzurra, nel tracciare un bilancio di questi mesi, spende parole importanti verso l'allenatore che ha voluto per il post Epifani. Si è guadagnato la conferma sul campo, dice Repetto, che ascoltiamo. Giorgio Repetto, è arrivata questa salvezza, bilancio di 3 mesi di Repetto a Pescara più che positivi. Ci siamo salvati, non è che abbiamo vinto la Champions. Minimo il Pescara si deve salvare, cioè minimo si doveva salvare, quindi insomma non abbiamo fatto niente di che. Però c'è stato un momento in cui abbiamo anche pensato al peggio. Quindi.
Però non è un mistero che a chiamare Pillon a Pescara sia stato Giorgio Repetto. Sì, va bene, è lui che è venuto qua, però insomma alla fine l'allenatore è lui, ha fatto un bel lavoro e sono felice che sia venuto e che abbia fatto un bel lavoro. Giorgio, la piazza ha ammirato e apprezzato la grande umiltà di questo allenatore che è arrivato a Pescara in punta di piedi e soprattutto non ha chiesto, come avrebbero probabilmente fatto altri allenatori, il contratto anche per la prossima stagione. Quando l'ho chiamato lui mi ha detto che era pronto, carico per farsi queste nuove partite. È una dimostrazione di onestà, si è guadagnato la possibile conferma sul campo. Ora sapete benissimo che bisogna aspettare i tempi tecnici per vedere se il presidente rimarrà o se qualcuno subentrerà, però in questo momento con Sebastiani lui sarebbe l'allenatore. È una questione di dettagli? Beh, dettagli, se arriva qualcuno e dice non voglio Pillon, non voglio Repetto, non voglio nessuno, ce ne andiamo, voglio dire. No. E la firma di Giorgio Repetto quando arriverà? No, ma non è un problema di firma, io abito qua, l'anno scorso andai a Teramo che era 30 km da qui, potevo andare a una squadra di Serie B di un certo livello, ma io non mi voglio muovere più. Scendiamo in Serie C adesso, clamoroso in casa Teramo, Giacomo Modica ha rifiutato l'offerta del Diavolo, decisione legata a questioni riguardanti lo staff che il tecnico avrebbe voluto con sé e che la società ha ritenuto esagerato. La controproposta del club di Campitelli è stata dunque rispedita al mittente dall'allenatore e adesso riparte la caccia al prossimo timoniere. Giacomo Modica ha rifiutato la panchina del Teramo. La notizia è della tarda serata di ieri, quando l'allenatore di Mazara del Vallo ha declinato l'offerta del sodalizio biancorosso per un anno di contratto con eventuale opzione per il secondo. Dunque adesso strada libera per lui per prolungare il rapporto con il Messina, che potrebbe inoltrare presto la domanda di ripescaggio alla prossima Serie C. Ma questa è un'altra storia. Quello che è certo è che la trattativa è definitivamente tramontata per motivazioni economiche e legate allo staff che avrebbe dovuto accompagnare il siciliano nella sua nuova avventura abruzzese. Ingaggio elevato, quello chiesto da Modica e che Campitelli avrebbe comunque corrisposto, se oltre allo stipendio l'allenatore non avesse preteso uno staff composto addirittura da 4 persone tra preparatore atletico, quello dei portieri, vice e tattico. Una enormità, insomma, impossibile da sostenere per le casse del Teramo, che invece sta vivendo una fase di forte spending review e anche e soprattutto in relazione alle spese a accumulate nelle passate stagioni che hanno incrinato la stabilità finanziaria del club aprutino. Adesso il Diavolo sarà costretto a cercare un nuovo profilo, considerato che Zichella, al netto della fiducia che ostenta, per il momento appare sempre più lontano sullo sfondo con Campitelli, che sarebbe contrario ad affidare una formazione nuova ad un allenatore che rappresenta comunque un'era calcistica che il Teramo vuole mettersi alle spalle. E allora ricomincia la caccia al prossimo timoniere e a questo punto la figura del famigerato terzo incomodo, del Mister X ancora tenuto segreto, si fa sempre più ingombrante e concreta. Adesso parliamo di ciclismo. Reduce dal Giro d'Italia, chiuso all'ultimo posto con la maglia nera per il secondo anno consecutivo, il ciclista abruzzese della Wiglier Triestina Sella Italia, Giuseppe Fonzi, ospite ieri sera della nostra trasmissione Velo, racconta lo scambio di battute prima dell'ultima tappa a Roma con la maglia rosa Christopher Froome. Lo ascoltiamo. Appena dopo la partenza a Roma c'erano i fotografi che mi hanno chiesto di andare vicino a Froome, così in modo da fare la foto del primo insieme all'ultimo della classifica. Io gentilmente gli ho chiesto: guarda, non voglio disturbarti, però mi hanno chiesto i fotografi così. E lui mi fa: sì sì, non c'è problema. Mi fa: ma tu sei l'ultimo? Gli ho fatto: purtroppo sì. E lui mi ha detto: guarda, meglio ultimo che in mezzo, se non sei prima è meglio ultimo. Quest'anno com'è stata? Più dura dell'anno scorso. Più dura dell'anno scorso, sì. Addirittura? No, cioè più che altro siamo andati molto più forti, secondo me, dell'anno scorso. Perché a parte il percorso, che può essere duro o meno, la corsa la fanno sempre i corridori. Certo. E quest'anno, a mio avviso, non c'è mai stato un attimo in cui si è detto: vabbè, oggi arriva la fuga, si va tranquilli e basta. Non c'è stato mai un giorno tranquillo, quindi è stato molto più duro rispetto all'anno scorso. L'anno scorso, ti dico, l'ho fatto più per un discorso mediatico, cioè più studiata tra virgolette. Quest'anno è arrivata un'altra volta, però non è che era quello che non era voluta. No, quest'anno no. Però ti dico,
viene apprezzato anche l'ultimo, perché alla fine fa la, comunque fatica come gli altri. Poi a me mi aiuta anche il nome, quello, il cognome, scusa. Sì, certo. Quello non lo nascondo. Però sì, leggere il nome, il proprio cognome scritto per terra, essere acclamato comunque, anche se sei ultimi, è bello. Che abbiamo fatto nella prima parte il nostro lavoro per Maresco. Che va secondo, quarto e sesto, magari se fosse arrivata una vittoria anche senza gli altri piazzamenti sarebbe stato meglio. Poi vabbè, quando abbiamo perso Maresco e Zardini che sull'Etna, abbiamo provato ad attaccare da lontano, ma la fuga non arrivava, e una volta che è arrivata il mio compagno di squadra ha fatto decimo, io sono andato in crisi. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo le prossime edizioni del telegiornale alle ore 19, alle ore 23, e vi ricordo anche l'appuntamento con l'appello del candidato. Questa sera alle ore 20 inizia il nostro ciclo di trasmissioni dedicata alle comunali a Teramo, ospite della nostra trasmissione in collaborazione, realizzata in collaborazione con l'Università di Teramo, il candidato sindaco di Bella Teramo, Giovanni Cavallari. E poi tutte le sere, ovviamente per le prossime 7 sere, analizzeremo i programmi dei vari candidati. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.